Sì. Allora, dato che questo è uno dei primi incontri, almeno è per me una pausa rispetto all'incontro che ho iniziato a fare sulla revisione costituzionale, però poi c'è stata la pausa del referendum che insieme a Enrico Gagliano abbiamo così sostenuto, portato avanti, quindi per noi è un successo quello che sta ottenendo, perché 15 milioni di voti non sono pochi. E quindi anche da questo punto di vista direi che strategicamente vorrei di partire anche da lì, da questi 15 milioni, e non disperdere queste forze, perché in fondo quei 15 milioni non hanno padroni. C'è un filo conduttore sottile che collega la questione del referendum del 17 aprile con la revisione costituzionale, sicuramente è una cosa che può dire anche Enrico. Io parto però da una domanda che mi sembra che non sia risolvente posta, cioè innanzitutto chi vuole queste riforme, perché questo non si è ancora capito, perché l'affermazione che, diciamo anche questo, Renzi quando andò a chiedere la fiducia alle Camere parlò subito delle riforme costituzionali e disse no, ma queste riforme costituzionali dobbiamo smettere di pensare che ce le chiedano l'Europa, in realtà dice che facciamo perché è giusto per noi. Stavo poi in realtà a scoprire questo epilogo, che in realtà se c'è qualcuno che ce le chiede forse è proprio l'Europa. E, d'altro canto già c'era stata una, cioè se fosse vero quello che dice Renzi, io vorrei anche ricordare che è stato effettivamente chiesto agli italiani cosa ne pensassero delle riforme costituzionali, perché c'era stato un sondaggio. Se guardate sul sito del Ministero per le Riforme Istituzionali, c'è questo sondaggio ancora, e mi ero appuntato un po' di dati perché i risultati della consultazione sono ancora in rete. E questi questionari compilati e inviati sono stati 135.634. Cioè, gli italiani sono stati chiesto cosa, come volete le riforme, hanno inviato le loro risposte in 135.634 persone. Poi il referendum è inutile quando vota 15 milioni, però intanto 134.000 hanno detto come vogliono le riforme. Ho letto il rapporto finale, scrive il Ministero, dice però il sito ha avuto 475.000 visite, il che è di peggio, perché vuol dire che la maggior parte delle persone che vedono il sito non ha neppure ritenuto di dover rispondere, questo giusto per dire che vogliono gli italiani delle riforme. E quindi due terzi. Ma al di là di questo, al di là del numero assolutamente esiguo, è interessante da vedere cosa hanno risposto gli italiani alle domande. Alla domanda secondo te la quale forma di governo deve essere modificata, il 39% ha risposto sì, con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Alla domanda secondo te l'attuale Parlamento, composto da due Camere che hanno le antiche funzioni formate con meccanismi analoghi, è, il 41,76% ha risposto da modificare prevedendo un'unica Camera. Cioè, da tutte le domande dalle quali sono state risposte, la maggior parte, diciamo così, di queste domande, di queste risposte, non hanno poi trovato effettivamente seguito nel disegno di legge che è stato presentato. Cioè, se fosse veramente, innanzitutto, che gli italiani chiedono, hanno chiesto queste riforme, se, visto che la consultazione è stata avviata, qualche cosa conta, beh, comunque, intanto partiamo dalla considerazione che sicuramente non c'è stato un seguito rispetto a quello che qui 130.000 persone hanno detto. Perché al di là del merito, non è che sto dicendo che condivido il fatto che necessariamente ci deve essere un presidente eletto direttamente dal popolo, né che ci deve essere una sola Camera. Io però dico che gli italiani quello hanno detto e quello non troviamo nella Costituzione. Quindi ricordo anche che Renzi, la prima cosa che ha fatto, è andato a parlarne con la Merkel e con Orlando delle riforme costituzionali. Questo giusto per dire che non ce lo chiede nessuno se non gli italiani. Dopodiché ricorderete anche la lettera che era stata inviata a Berlusconi dalla BCE, con la quale si diceva devi fare delle riforme, devi farle anche con legge costituzionale, devi dare le province, devi privatizzare i servizi pubblici locali, che ci dovrebbe ricordare qualcosa proposto dell'acqua pubblica. E del resto basta andare a vedere i programmi nazionali di riforma che ogni anno il governo, tutti i governi degli Stati membri dell'Unione, sono tenuti a presentare annualmente in Europa alla Commissione, e lì si trova traccia di tutto questo. Perché cosa accade? Cioè, mentre quelli
discorso di Renzi è stato così breve, 20 minuti circa, le Camere, ha detto facciamo le riforme, non ha spiegato né come né in che senso, non ha parlato di nulla, non ha parlato neppure della strategia energetica nazionale, non ha parlato di niente, è stato poi adottare lo sblocco Italia, no? Però invece nel suo piano nazionale di riforme che è stato presentato in sede europea ad aprile, due mesi dopo il suo insediamento, troviamo scritto tutto: lo sblocco Italia, la TAP, le riforme, il Jobs Act, cioè tutto. Perché questo? Quindi da qui dovremmo partire dal ragionamento. Perché qual è il problema? Tanto è vero che cosa che ci viene detto? Che in realtà l'Italia ha bisogno di essere, di assumere decisioni rapide, veloci, la velocità, la modernità. Ora, sulla velocità, sì, devo dire che diciamo, c'è molto di veloce dentro questo disegno di legge di revisione. Sulla modernità, però, io qualche dubbio ce l'ho, perché non possiamo analizzare ovviamente punto per punto questa riforma, perché se andiamo a vedere, certo c'è anche qualcosa che ci piace, 40 articoli, non dico questo, ma il problema è il disegno complessivo, cioè dobbiamo capire qual è lo scopo, chi ce lo chiede, perché dobbiamo realizzare tutto questo. Intanto ho preciso che questa non è una opposizione di retroguardia, cioè non è una battaglia di retroguardia, quindi non è, da un lato ci sono quelli che sono 2.0, i giovanilisti, no? La retorica renziana, che bisogna fare veloce, i moderni, coloro che vogliono il futuro, e dall'altro invece sembra che ci siano i conservatori, quelli che non vogliono che cambi nulla, quelli che sono ancora attaccati a quello che era 70 anni fa, come un fatto nostalgico. Io partirei dal presupposto che tutti vogliono il cambiamento, se è necessario un cambiamento. Il problema è che non a qualsiasi prezzo e non qualsiasi cambiamento, perché cosa c'è di moderno qui dentro? Io non ho capito. Di veloce sì, di moderno no. Perché questo è, in realtà, stiamo a vedere, sintetizzando, facendo un quadro di sintesi, un ritorno allo statalismo, che quanto di più vecchio ci sia. Cioè nel 2001 ragionavamo, ricordo, con la Lega, no, che premeva di federalismo, di regionalismo forte, di devolution, tutte questioni che si sono perse. Cioè, non dico che la riforma del 2001 sia stata la migliore riforma possibile, ma quella riforma è stata anche corretta in tutti i sensi dalla Corte Costituzionale. Cioè, ormai si è capito come attuare quella riforma, come interpretarla e farla vivere. Ora ricominciamo da capo. Quindi ci sono due linee di la questione del Senato, che è la questione principale del sistema di architettura dei poteri, e quindi il Parlamento, dall'altro il sistema delle autonomie. Queste sono le due linee che si intravedono volendo essere sintetici. Convince il Senato? Io sinceramente anche qui, cioè, ho molti dubbi, mi ero segnato delle cose che... Cioè quello che ho capito io, leggendo diciamo, questa parte del Senato, è che molto conterà la prassi. Perché in realtà il Senato, la seconda Camera, così come è concepita, che finisce per consolidare questo potere dei partiti, di pochi partiti, che faranno da filtro tra i consigli regionali e quindi la Camera, il Senato, che non rappresenta, rispetto a quanto si dice qui, le autonomie, le istituzioni territoriali, non rappresenta. Perché? Perché intanto andiamo a vedere come è concepito questo disegno. Cioè, mi sono fatto due conti per capire esattamente, diciamo, quale sarebbe il vincolo. Qui ci sono 100 membri del Senato, 5 sono quelli, i senatori che possono essere nominati dal capo dello Stato, massimo 5. Qui vuol dire che ne esistono 95. 95 devi togliere 22 che sono i sindaci, più 2, quindi 1 per regione, e poi 2 sono quelli delle autonomie. Delle autonomie speciali andiamo a 73, ma devi toglierne anche 4, 2 per ogni provincia autonoma, e andiamo a 69. Siccome ogni regione avrebbe almeno 2, contiamo meno 40, quindi 2 per regione meno 40, restano 29 da distribuire in proporzione alla popolazione. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni regione avrà rappresentato un sindaco e 2 consiglieri regionali, massimo 3, perché fatti i conti quello è. E questo che vuol dire? Siccome probabilmente dovrà rispecchiare la proporzione esistente all'interno del consiglio secondo di come è eletto, molto dipenderà dalle leggi regionali, dalla soglia di sbarramento
Quindi il Senato si consolida intorno a 2-3 massimo forze politiche, che sono sempre quelle. Ho fatto una simulazione, avevo notato che una volta sono andata sempre la maggior parte del PD, il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, queste erano 19 al 4, punto, non c'è più niente. Dopodiché a volte è una camera inutile, a volte è una camera troppo forte. Perché? Perché questo dipende, intanto dipende da quello che fa, perché non è vero che sparisce perché non è il bicameralismo perfetto, dipende. Qualche volta, per esempio, le leggi di elezione e costituzione hanno a che fare esattamente con gli stessi poteri, cioè 100 persone, dove una persona ha un peso enorme ovviamente in questo ragionamento, no? Quindi anche il sindaco di Mosciano che si trova lì, con l'immunità, diventa ovviamente super sindaco, perché conta, pesa, persino nella revisione costituzionale, con gli stessi poteri di 630 persone. A volte non fa niente, perché diciamo, da che cosa dipende questo? Ecco perché dicevo che dipende dalla prassi. Dipende se corrisponde la maggioranza politica della seconda Camera a quella del governo. Perché se corrisponde a quella si impegna tutto. Se non corrisponde a quella ci sarà l'ostruzionismo. Cioè quindi anche qui tutto quello che si voleva dire, ma noi dobbiamo superare, no? Dipende anche qui come si attestano le cose. Il sistema delle autonomie. Qui c'è un forte passo indietro, perché non mi spaventa tanto il fatto che vorremmo togliere le competenze concorrenti. Concorrenti vuol dire che lo Stato, secondo diciamo, quello che ancora c'è, ha i principi fondamentali, fa una legge e il resto lo fanno le regioni. Questo sparisce, cioè un elenco di materie, ci sono le competenze dello Stato e ci sono le competenze delle regioni, divise. Dopodiché molte materie però importanti ritornano in capo allo Stato. Io qui sarei anche d'accordo, il punto non è questo. Cioè è normale forse anche che l'energia torni in capo allo Stato, visto che l'energia è una materia che si collega alla politica economica dello Stato, no? Posso essere anche d'accordo, ma sottolineo due cose. Primo, ma l'energia da tempo rimane nello Stato. Cioè non facciamo ipocriti, perché lo Stato si è preso da tempo. Cioè in tutti questi anni non ci quadricono, ma che vogliamo fare? E consentire alle regioni che si oppongono, che allo sviluppo, che bloccano tutto, ma quando mai? Anche quando questo è Stato, lo Stato esercita i poteri sostitutivi. Cioè, facciamo finta che le regioni blocchino, dopodiché, dopo 30 giorni, lo Stato fa quello che vuole. Quindi non siamo ipocriti, è già nelle mani dello Stato. Il punto è un altro, che è nelle mani dello Stato, ma lo Stato, non, siccome appunto la Costituzione dice che anche la regione conta in questo discorso, è stato costretto a prevedere che le regioni partecipassero, che gli enti locali partecipassero. Quindi ci sono, c'è tutta una serie di materie che saranno anche strategiche e che forse è stato anche un errore attribuirle anche la competenza della regione. Fatto sta che nella prassi si è sviluppato un modello paradossalmente di collaborazione. Quindi se noi andiamo a riportare tutto nelle mani dello Stato, lo Stato non è più tenuto a collaborare, cioè sarà il padrone di queste materie. Allora il punto qual è? Anche se avessero ragione quelli che avversano la riforma costituzionale nel dire: ma fino ad oggi i comuni, quando occorre, non so, esercitare un potere in conferenza di servizi oppure un parere su un progetto dello Stato, beh, i comuni si oppongono, non rilasciano un parere, la regione non rilascia l'intesa, vogliono bloccare. Anche se fosse vero questo, io dico: scusa, ma si può, perché puntare all'area il principio della collaborazione con gli enti locali? Trovare una soluzione. Invece no, qui si discute il principio, cioè se questo è il motivo, ma perché mette in discussione il principio? Possibile dire che non c'è un modo per far collaborare questi enti locali? Dove sta la verità? Nel fatto che lo Stato diventa padrone di tutto e dà la possibilità di fare esattamente quel che vuole? Anche qui. E poi un altro fatto ipocrita, ma questo proprio lo devo dire perché è una delle cose che non digerisco di questa riforma, è questa che loro chiamano clausola di supremazia. Cioè a dire, c'è un elenco di materie, ci pensa solo lo Stato, un elenco di materie ci pensa solo la regione, dopodiché scopre che anche su quelle materie per cui ci dovrebbe pensare anche la regione, in realtà teoricamente ci potrebbe pensare la regione, perché se noi andiamo a vedere che c'è scritto nel momento, però se c'è bisogno di tutelare unità economica, che vuol dire siamo sempre in crisi economica, no? Ormai, cioè, siccome questo bisogno c'è sempre, immagino che dire al governo, beh, c'è sempre, c'è. Se c'è bisogno di tutela economica,
Se c'è bisogno di salvaguardare l'unità giuridica, anche qui si capisce che è l'unità giuridica, se c'è bisogno di tutelare l'interesse nazionale, che mi compare, beh, allora il governo propone al Parlamento di adottare una legge e si riprende l'esercizio di quelle competenze, per cui alla fine le regioni vengono svuotate delle competenze. Qualcuno mi ha obiettato, sì, momento, però attenzione, perché quella legge con la quale lo Stato prende le sue competenze, attenzione, non c'è nessuna condizione, nessun limite. È vero, questo è copiato dalla Costituzione tedesca, ma la Costituzione tedesca dice sì, lo Stato può prendere, però momento, quando è assolutamente necessario, e lo devi dimostrare che è necessario. Quando, per esempio, non so, c'è un problema di condizioni di vita tra i cittadini che bisogna salvaguardare, cioè la Costituzione pone tutta una serie di condizioni. Qual è la conseguenza? Che in Germania, infatti, qualcuno diventa, cioè le regioni tedesche, se non sono contente, se ritengono che ci sia stato lo sfruttamento da parte dello Stato, prendono quella legge e vanno davanti alla Corte Costituzionale. E la Corte dice sì, hanno ragione, oppure tu hai esorbitato le tue competenze. Invece da noi, siccome è una formula politica, non sarà giustiziabile, cioè la Corte Costituzionale come fa a dire se la regione dice ma lo Stato è cattivo, si è preso la mia competenza, e la Corte dice io ti posso fare, come, qual è il parametro, come faccio a dire che è legittimo quello che ha fatto lo Stato? Non c'è nessun parametro, nessuna, cioè non c'è un, come dire, un qualcosa intorno al quale giudicare, intorno al quale verificare. Perché? Ma perché è chiaro che siccome è discrezionalità del governo stabilire se c'è la crisi economica, allora dice c'è la crisi economica che volete, io ritengo che mi debba prendere la competenza e lo fa. Quindi dicevo, poi l'avevo chiuso, qualcuno diceva sì, ma attenzione, perché la legge con la quale lo Stato si prende tutto questo deve necessariamente passare attraverso il voto del Senato. Sì, un momento, il Senato, sono da leggere stasera sta cosa, il Senato, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il Senato, secondo questa interpretazione, dovrebbe esaminare la legge, deliberare e costringere la Camera a deliberare la maggioranza assoluta, come dire, quindi se qualcuno si riprende, lo Stato si riprende la competenza delle regioni, attenzione, perché il fatto che ci sia una maggioranza assoluta per quella legge vuol dire che non è appannaggio solo della maggioranza di governo, cioè dovrà per forza partecipare magari qualcuno, e quindi non sarà così facile prendersi, no. Perché dipende, perché se noi andiamo a vedere bene l'articolo che dice questo, cioè dice una cosa specifica, il Senato è automaticamente chiamato a esaminare la legge, ma ha 30 giorni di tempo per deliberare la richiesta, cioè alla Camera di dire rivedi, decidi, e se non fa, cioè se trascorre inutilmente 30 giorni, chi è costretto? Se trascorre 30 giorni basta una maggioranza semplice per prendersi la competenza delle regioni. Quindi, suppongo, per tornare alla prassi, allora, se il Senato sarà composto in maggioranza con i consiglieri regionali, PD, il governo del PD, oppure, cioè, tanto per fare un esempio, no? Cosa farà? Farà un'azione costituzionistica al contrario, cioè si guarderà bene da deliberare, fa scadere 30 giorni, dopodiché la palla passa alla Camera dei Deputati, che delibera a maggioranza semplice il furto della competenza delle regioni. Allora, ma perché dobbiamo essere così ipocriti? Ma non si dice prima a cancellare questa competenza regionale, ma non perché io la voglio cancellare, perché io non sopporto l'ipocrisia, perché questo serve esattamente lasciare tutto così fluido, elastico, morbido, e all'occorrenza mi prendo quello che voglio, a seconda di come si mette. Ecco, allora questo credo che non sia una garanzia per nessuno. Quindi, e chiudo, il punto non è essere contrari a qualcosa, qui nessuno sta dicendo che dobbiamo conservare qualcosa a tutti i costi, cioè che non ci sia nulla da cambiare. Il problema è questo cambiamento non ci piace, perché visto che proprio devo fare la revisione della Costituzione, ma quante cose mancano qua dentro? Ma qualcuno se fosse il problema dei diritti, per esempio, dei diritti sociali? Perché non potevano trovare spazio di diritti, cioè, questa volta non si possono toccare i diritti, magari proprio ampliare, negare qualcosa che già c'è, ma forse aggiungere gli altri. Ma cioè di cose veramente da, cioè le riforme si possono fare, ma forse si possono fare anche con criteri. Cioè a me sembra veramente leggendo questi pezzi di furbizia, qualche punto, messi qua e là, che se uno guarda le singole norme, dice ah però, no, tutto sommato, ma se guardi il sistema da lontano, io risolvo un po' i miei dubbi. Poi, certo, ripeto, siccome non abbiamo parlato di cristallo, e se mai la sfera di cristallo dovesse entrare in vigore questa costruzione revisionata,
ciò che dovrà dire, secondo me, solo la classe. Però, nel dubbio,